Buonasera a tutti, buonasera Alessio, buonasera Vincenzo, buonasera Marianna e buonasera Stefania. Stasera, Buonasera. 21 di gennaio, abbiamo la serata interna, tutta fo marcata Fotolab Vinci e stasera abbiamo la serata con Stefania De Santis che presenterà il ritratto fotografico. Buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti e ringrazio il Fotoclub per questa opportunità, ringrazio tutti voi, Alessio e Francesco. E per me è un grandissimo onore, un piacere enorme poter presentare questa serata e parlare degli argomenti che più ci appassionano. Spero di non annoiarvi, spero di darvi degli argomenti interessanti che possano comunque stimolare la vostra curiosità. E questo è un lavoro che avevo preparato per i corsi di fotografia. Insieme a Francesco avevamo immaginato di fare degli approfondimenti che riguardassero comunque generi fotografici. E questo lavoro potrebbe essere interessante da condividere anche esternamente, quindi mi fa piacere che Francesco mi abbia dato questa opportunità insieme agli altri e grazie a tutti i partecipanti. Spero che sia una bella serata piacevole tra tutti. Quindi posso condividere, Sì. Francesco? Ok, ci siamo allora. Sì, allora per le domande ricordo sempre di scriverlo nei commenti, così poi dopo le facciamo a Stefania. Sì. Bene. Allora, il mio lavoro riguarda fondamentalmente il ritratto fotografico, che è un genere che mi sembra molto interessante perché è un genere veramente con un'infinità di sfumature e che non è intramontabile, che fa parte della fotografia dagli albori, dai primissimi scatti fotografici. E quindi mi appassiona particolarmente perché lo sento molto vicino alla mia indole, al mio gusto, a quella che è, diciamo, il mio modo di fotografare. Anche se grazie al Fotoclub, grazie al corso di fotografia, mi sono avventurata in altri generi, ho comunque sperimentato un po' tutto, però mi sembra, insomma, di essere molto più attratta dal ritratto fotografico. E quindi mi ha fatto molto piacere fare questo lavoro. Il tutto parte, diciamo, da una definizione molto, molto particolare del ritratto fotografico, che è una definizione che entra in due materie, che non sono delle materie puramente scientifiche, ma sono delle materie comunque pseudoscientifiche, che sono la fisionomica e la fisionomia, che sono due argomenti particolarmente cari a personaggi molto importanti, tipo Leonardo, che nel suo trattato appunto della pittura parla della fisionomia come uno strumento, un vero e proprio strumento psicologico, oppure Darwin, che ha utilizzato degli studi di mimica per elaborare le sue teorie. E la fisionomica, pur essendo una pseudoscienza, è comunque qualcosa legato, parla di quello che il viso umano rappresenta, quindi tutta la potenzialità che ha il viso umano di mostrare l'anima, il carattere, la personalità di un soggetto. E quindi entra comunque nell'aspetto più psicologico della questione. La fisionomia invece è una scienza, diciamo, che studia i tratti della fisionomia, del viso. Infatti sappiamo tutti che Leonardo aveva catalogato le forme del naso, le forme degli occhi, le forme della bocca, e le aveva catalogate numerandole in una variabilità comunque finita, con una combinazione infinita che poteva dare origine ai vari volti degli esseri umani. Quindi
Quindi si parte da queste due materie che si occupano del viso umano, perché comunque quando si parla di ritratto fotografico, si pensa immediatamente al viso umano, al volto umano, anche se poi comunque il ritratto fotografico può introdurre altri elementi come per esempio l'ambientazione o altre parti del corpo, addirittura tutta la persona. Comunque, questo approccio, diciamo, legato a queste due discipline è un approccio che è molto antico, diciamo, antico, e riguarda proprio gli albori della fotografia. Perché c'è un personaggio, per esempio, Paolo Mantagazza, che era titolare della prima cattedra di antropologia istituita a Firenze, che scrive nel suo trattato di fisionomica e mimica nel 1862, che particolarmente gli occhi in tutto il volto umano sono gli elementi che riescono a nascondere, i muscoli degli occhi, meno di tutto il resto, l'emozione umana. E questo è un aspetto molto importante, perché in realtà si collega immediatamente alla definizione che ne dà Wikipedia. Infatti, se noi andiamo su Wikipedia, è interessante vedere come Wikipedia internazionale, diciamo, la pagina in inglese, condivisa da tutto il mondo, parla della fotografia ritrattistica come un tipo di fotografia finalizzata a catturare la personalità di una persona o di un gruppo di persone usando effetti di luce, sfondi o pose. Quindi si parla proprio di andare a indagare nella personalità e raccogliere comunque in maniera empatica un'emozione e riuscire a trasmetterla. In questo il fotografo è il moderno pittore che continua questa ricerca sul volto umano. Io ho voluto riportare i nomi di alcuni dei fotografi più contemporanei che possono aver fatto dei lavori particolarmente importanti. Ce ne sarebbero tanti da dire, tanti da nominare, però non si può comunque anche per ragioni di tempo. E a me è sembrato particolarmente interessante Richard Avedon, il quale parla del ritratto in termini di verità e di bugia, di falsità, diciamo. Ed è questa la cosa interessante, che secondo me è lo strumento interessante che ha un fotografo, perché un fotografo può appunto elaborare la realtà trasformandola in una propria opinione, in una rappresentazione propria, quindi non è necessariamente la rappresentazione della realtà, ma può essere un'interpretazione che serve a dare un'emozione particolare. E i fotografi in questo sono molto accurati e quasi mai nessun fotografo dice la verità nelle proprie fotografie. E, ho affiancato l'immagine di un famoso lavoro di Richard Avedon in cui è rappresentata questa modella molto famosa negli anni 60. E questo è un lavoro che Richard Avedon fece per Vogue e fu incaricato da Dior dover rappresentare appunto alcuni abiti molto famosi, molto belli, molto importanti della collezione di Dior di quei tempi, e portò questa bellissima modella in un circo, e volle rappresentarla in mezzo agli elefanti, che sono, se vogliamo, l'antitesi di un corpo femminile snello, molto lineare, molto longilineo. Sono degli animali pesanti, goffi, se vogliamo. Diciamo, nelle cronache di questo servizio è molto interessante leggere di come questi tre personaggi, Evedon, la modella e il
l'aiutante di Dior, che poi diventerà Yves Saint Laurent, che aveva disegnato quest'abito, e si sono dimenati in un ambiente non particolarmente pulito, cioè pieno di ricordini degli elefanti, insomma, in una situazione in cui anche tutta l'attrezzatura doveva stare in piedi, c'era tanta paglia dappertutto. Insomma, è molto interessante, anche molto curioso vedere come si è svolto questo lavoro. Però questo ci fa capire che a volte la trasgressione del fotografo ci spinge, può spingere, diciamo, il fotografo a scegliere dei contesti molto particolari che però regalano delle suggestioni meravigliose. Un altro esempio che ho voluto portarvi è quello di Irving Penn, il quale parla di realizzare dei ritratti efficaci, cioè dei ritratti che comunque possano cambiare la persona che li guarda, possano trasmettere un'emozione. E quindi parla proprio, usa proprio questa parola, usa ritratti efficaci. Ed è interessante, infatti, questo ritratto di Miles Davis, il jazzista famoso, che venne incaricato appunto Irving Penn di fare questo ritratto per la copertina di un album di jazz, e che è particolarmente cara agli amanti del jazz, e perché è una foto in cui il viso di questo musicista è molto significativo e molto duro, ma anche il contrasto, no? Ferma comunque l'attenzione dell'osservatore. E un altro famosissimo ritratto che tutti conosceremo e tutti conoscerete è quello della famosa ragazza afghana di Steve McCurry. E questo è un ritratto che ha fatto il giro del mondo, un ritratto che Steve McCurry fece nel 1985. Tra l'altro, una curiosità legata proprio a questa ragazza, che ormai è una donna, e che recentemente si è dovuta recare a Kabul dal presidente Ghani, perché ha ricevuto una condanna perché è trovata in possesso di un documento. E quindi, insomma, ci rendiamo conto che anche questi ritratti rendono giustizia anche a certe condizioni sociali, soprattutto delle donne. E McCurry l'ha ritrovata questa ragazza dopo tanti anni, che ormai è una donna, anche due figli, mi sembra. E infatti, accanto possiamo vedere l'immagine della ragazza afghana, ormai donna, che è stata ritratta nuovamente sempre da McCurry, e questa volta col burqa, che anche questo, insomma, è significativo della condizione delle donne. E accanto alle due immagini ho voluto inserire uno schema che ho trovato in uno scritto, diciamo, giornalistico, che riportava un'intervista a McCurry, perché è importante soprattutto la luce, e siccome McCurry fotografa soprattutto all'aria aperta, in ambienti comunque naturali, è molto importante e significativo per il fotografo che ha, diciamo, una certa dimestichezza con la luce e gli aspetti tecnici della fotografia. E questa l'utilizzo di questa luce non diretta, ma una luce comunque indiretta, che va sul volto dei personaggi, regalando proprio questo volume e questa morbidezza della pelle, e, insomma, un'atmosfera molto particolare. Quindi diciamo che i ritratti di McCurry sono riconoscibili. E poi ho voluto portare all'attenzione le fotografie e il lavoro di Annie Leibovitz, una fotografa americana molto famosa per i ritratti di personaggi famosi dello spettacolo, una donna comunque che ha lavorato tantissimo, ha fatto delle cose meravigliose, veramente. Però naturalmente viene ricordata per una foto storica, una foto bellissima, meravigliosa, che quella è l'ultima fotografia di John Lennon, che è quella che vedete lì, che abbraccia nudo Yoko Ono.
Tra l'altro questa fotografia ha una storia un po' particolare perché lei andò in casa di John Lennon, doveva fare questo servizio perché doveva apparire sulla rivista di questa rivista, sulla copertina della rivista Rolling Stones nel 1981. E Yoko Ono si rifiutò, a lei venne l'idea di fotografarli nudi, voleva fare delle foto di nudo particolari, insomma, che rappresentassero il legame importante e forte che c'era tra queste due persone. Però Yoko Ono non si sentiva a proprio agio, quindi non volle andare avanti con il nudo, mentre John Lennon si era già belle spogliato e quindi iniziò ad abbracciarla e alla foto. A Libovnitz appare subito chiara il contrasto tra il chiaro della pelle e l'oscuro dei vestiti di Yoko. E quindi fece questa foto, bellissima, se vogliamo, una foto spontanea, molto significativa, semplicemente perché 5 ore dopo John Lennon venne ucciso fuori dalla propria abitazione. E quindi ha un'importanza, una significatività maggiore. Poi ho voluto ricordare Helmut Newton, il fotografo della moda, e con l'immagine di Sophia Loren, Aldo Newman, che era un fotografo di ritratti ambientati soprattutto, e Philip Alsman, con il suo grandissimo rapporto con Dalì, con il quale comunque fece tanti lavori. E Diane Arbus, una fotografa americana, conosciuta soprattutto per i ritratti legati alla diversità, personaggi che avevano delle condizioni anche fisiche molto particolari. E significativo e molto conosciuta è l'immagine delle due gemelle, una che ride, una col broncio, insomma, fotografi di un certo livello. E poi anche Jimmy Nelson con le sue fotografie di indigeni, di tribù, eccetera. Quindi, dopo questa carrellata di fotografi contemporanei che mi sono piaciuti particolarmente, a cui magari sono legata perché attratta appunto da alcune fotografie, passo all'argomento storico del ritratto, quello che è diciamo una esposizione di come si è sviluppata la fotografia, ma in particolare di come si è evoluto il ritratto, quindi proprio il genere del ritratto. E partiamo da una definizione molto importante, che è quella di Walter Benjamin nella sua Short History of Photography. La rinuncia della figura umana è la più difficile di tutte le cose per la fotografia. E io la condivido, sinceramente, perché la figura umana è particolarmente attraente per diversi motivi, che sono anche quelli di cui abbiamo parlato prima. Ora, i libri di storia della fotografia dicono e riportano che è la prima fotografia di ritratto è quella di Robert Cornelius, che si fece un autoritratto con un'esposizione probabilmente di, non so, 2 ore, perché i materiali dell'epoca erano difficilmente impressionabili, avevano bisogno di tempi di esposizione lunghissimi, con un ritratto frontale mentre guarda leggermente di lato, molto diverso dai dipinti classici, ritratti, diciamo, che si trovano nella pittura. Però pare che sia questa la prima fotografia di ritratto, almeno gli storici per tanti anni lo hanno creduto, ed è che fu fatta nel 1939. Questo però fu ribaltato da un signore, un collezionista francese, che nel 1989, un certo Marc Pagnot, trovò in un mercatino di Parigi una fotografia, una piccola lastra di 5,8 x 4,5 cm, si teneva in una mano, che è quell'immagine che vedete in alto, più piccola, quel ritratto lì. E dietro questa lastra c'erano le iniziali di Daguerre e c'era anche una scritta che riportava Mr. Wet.
E quindi 1837. E quindi, essendo un appassionato di fotografia, questo collezionista trasalì immediatamente di fronte a queste informazioni perché iniziò a capire che probabilmente il primo ritratto della storia poteva non essere quello definito dagli storici. E tenne nascoste per una decina d'anni queste informazioni, fino a quando poi decise comunque di renderle pubbliche. E questo creò dei dubbi delle contestazioni feroci anche tra gli storici, che un po' per pigrizia, un po' per non contraddirsi, difficilmente cambiano la loro opinione sui libri di storia. Però era abbastanza chiaro, anche perché c'erano molte lettere di Daguerre che comunque riportavano i suoi successi nell'aver realizzato il primo ritratto a un essere umano già nel 1838, quindi era abbastanza probabile che questo ritratto sperduto e ritrovato, insomma, dopo tanti anni, potesse dimostrare che il vero e proprio, diciamo, il primato non era quello in veste di annegato del parigino Bayardo di Robert Cornelius, ma probabilmente il primo essere umano a essere stato fotografato era proprio Mr. Rouette, che aveva quell'espressione un po' triste perché probabilmente era stato lì fermo, immobile, per tantissimo tempo per poter realizzare questa fotografia. E questo un po' successe anche nella fotografia subacquea, perché comunque la tecnologia avanzava e in pochi anni si iniziarono anche ad avere le prime fotografie subacquee. La prima della storia sembrerebbe essere quella del signore con lo scafandro, che probabilmente fu realizzata nel 1893, anno in cui comunque venne inventato anche il flash subacqueo. Abbiamo un disegno che rappresenta un po' quello che poteva essere un flash subacqueo. Però, a quanto pare, anche qui degli storici sono discordi rispetto a questa versione, perché probabilmente il signore che si vede nell'immagine sottostante potrebbe essere il primo essere umano a essere fotografato, essere stato fotografato sotto, diciamo, il mare, un lago, quello che era, che probabilmente è morto annegato, perché secondo me per stare lì tanto tempo, il tempo necessario, probabilmente senza un flash per l'esposizione delle macchine del tempo, insomma, non deve essere stato facile. E quindi comunque con Daguerre il tratto divenne molto popolare e divenne alla portata un po' di tutti, non solo delle persone benestanti. Quindi già nel 1840 iniziamo a vedere la nascita dei primi studi fotografici, che per lo più sceglievano come location per realizzare dei ritratti, delle fotografie, delle terrazze o delle stanze con delle grandi vetrate, in cui potesse entrare tantissima luce, senza disturbare comunque i soggetti, anche perché, appunto, l'abbiamo detto, i materiali erano difficilmente impressionabili, diciamo, dalla luce, non avevano una sensibilità particolare. Quindi queste persone dovevano comunque rimanere bloccate per tantissimo tempo e spesso venivano legate. Addirittura i bambini venivano addormentati con il cloroformio per poterli fare stare fermi nelle braccia delle madri, oppure le madri venivano ricoperte da teli neri, in modo che comunque non apparissero nell'immagine fotografica, che però riuscissero a tenere i propri figli fermi, immobili, per ottenere una buona fotografia. E questo in genere veniva utilizzato, i ritratti o comunque le fotografie delle persone venivano fatte soprattutto su persone decedute e bambini deceduti, perché erano gli ultimi ricordi che la famiglia poteva avere della persona che era scomparsa. A volte le persone decedute venivano anche riposte in posizioni particolari, come il signore che vediamo nel riquadro piccolo, per farle apparire quasi vive, e queste erano, diciamo, delle forzature che però consentivano di avere un ricordo eterno della persona cara che
era scomparsa. E nel 1851 avvennero diverse cose interessanti perché questo signore, Blanqui-Évrard, pubblicò nel suo trattato della fotografia su carta il procedimento della carta all'albumina che fu usato per i 50 anni successivi. E il 1851 fu un anno molto importante per la fotografia perché Daguerre morì e Frederick Scott Archer inventò il procedimento del collodio umido che sostituì il daguerrotipo e la calotipia su carta. E inoltre, la cosa più importante è che in quei tempi si formarono delle vere e proprie scuole di fotografia in tutta Europa. Le scuole francesi realizzavano delle fotografie molto realistiche, avevano seguivano una corrente realistica molto semplice, molto precisa. Quelle inglesi, invece, fondate comunque da geniali dilettanti, generavano immagini più sfumate, più poetiche. In Germania ci vuole un po' di tempo per creare dei buoni ritrattisti e soprattutto la Germania, come ancora oggi, aveva un occhio particolare all'aspetto commerciale della fotografia. Insomma, i tedeschi erano avanti e pensavano alle cose che contano, alle cose concrete. E il maggior impulso comunque venne dato dall'attività di Sdery, il quale, che è questo personaggio seduto lì nella fotografia verticale, il quale riuscì a brevettare la carte de visite. Questa carte de visite era un cartoncino piccolo, dimensioni molto piccole, con 8 fotografie in cui erano riprese questi soggetti in diverse pose. E fece successo questa carte de visite, tanto che Sdery riuscì a un certo punto ad aprire negozi in tantissimi paesi europei e riusciva a vendere anche 2.400 al giorno. E la tecnica con cui venivano realizzate queste carte di visita era una tecnica particolare perché era una ripresa su un'unica lastra stampata a contatto. Era, diciamo, un sistema molto all'avanguardia di stampare le fotografie perché si stampavano direttamente sul negativo che veniva appoggiato sulla carta sensibile esposto al sole, però le dimensioni della fotografia erano quelle del negativo, quindi comunque molto piccole. E nel 1854 un altro personaggio molto interessante, molto famoso, che riuscì a dare un contributo particolare alla fotografia fu Nadar, che aprì uno studio fotografico a Parigi e che in realtà poi da studio fotografico diventò un vero e proprio centro culturale. Inserendo comunque intellettuali, artisti, mettendo un po' da parte anche quella borghesia europea, anche poco stimolante, se vogliamo. E Nadar fu molto importante nella ritrattistica perché brevettò, se vogliamo, il famoso effetto Rembrandt, che è un effetto che usa quelle tre luci classiche del ritratto, una luce frontale, una luce posteriore e una laterale, che è una tecnica, un'impostazione, diciamo, uno schema di illuminazione da studio che viene tuttora usato ed è molto efficace nella tecnica ritrattistica. E un'altra cosa molto interessante fu quella proprio di utilizzare queste fotografie che erano più abbordabili, quindi si iniziò una sorta di collezionismo delle fotografie dei personaggi famosi dell'epoca e soprattutto si iniziarono a vedere i primi album di famiglia. Un esempio ce l'abbiamo proprio qui sulla lastrina. E quello che succedeva invece nel vecchio continente era che anche lì, insomma, iniziavano comunque ad evolversi movimenti intellettuali, movimenti culturali intorno alla fotografia e soprattutto molti ritrattisti. E infatti questo famoso Brady lasciò il daguerrotipo per il procedimento del collodio umido anche lui e iniziò a realizzare una galleria di americani illustri. Tra l'altro, e un suo aiutante, un certo
un certo Esler fotografò nel 1860 uno sconosciuto giovane avvocato, Abramo Lincoln. E questa fotografia fu molto utile durante la campagna elettorale e portò Lincoln alla presidenza degli USA. E quindi diciamo che la fotografia entrava definitivamente a far parte del costume e interessò pittori e scultori come Victor Hugo e Lewis Carroll, che oltre a essere l'autore del libro Alice nel Paese delle Meraviglie, fu per 25 anni un superlativo fotografo di bambine. E le fotografò in ambientazioni da favola, bambine bellissime, dolcissime, e insomma è rimasto alla storia per questa sua capacità e dolcezza. E da ultimo, diciamo, dopo questa carrellata storica di personaggi che hanno dato un grandissimo contributo alla tecnica ritrattistica, ho voluto menzionare Julia Margaret Cameron perché e aveva una tecnica molto particolare. Intanto usava queste proporzioni che tuttora sono molto usate, che sono quelle del 3x4, no? Quindi comunque usava un formato 30x40 cm. E i suoi ritratti erano particolari perché riprendeva il personaggio molto vicino alla macchina fotografica e metteva in luce tutti i particolari del volto, che soprattutto si staccava dal fondale, perché il fondale appariva quasi sempre scuro. E anche lei fotografò tantissimi personaggi famosi come Darwin, come lo vediamo lì nella prima immagine verticale. E dopo il 1870 la Cameron smise di fare ritratti, non volle più fare questo tipo di attività. E qui mi fermo riguardo, diciamo, i cenni storici che riguardano il ritratto e la storia del ritratto. E spero che vi siano sembrati interessanti, pieni di curiosità, che sono andata un po' a ricercare, che andassero al di là del classico testo, diciamo, noioso, che a volte si trova nei libri di storia. E piccole curiosità, e la scelta dei fotografi era mia personale, quindi mi scuserete se ho dimenticato qualche nome illustre che comunque la storia gli avrà dato la giusta gloria. E ne approfitto per chiedervi se avete delle domande, qualche chiarimento, insomma, mi fa piacere per quello che posso sapere, perché comunque anche i miei studi sono limitati e sono molto recenti, quindi non ho approfondito tantissimo. Anche voi, se avete delle domande, chiedete, fermatemi pure, che magari parlo troppo. No, 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 sono tutte cose che hai detto che sono molto, molto interessanti. Poi, bene, nello specifico vanno approfondite, perché ogni fotografo ha una storia a sé, e tante volte, come nel caso di alcuni, si scopre strada facendo, ecco. Certo. E quindi, continuando, diciamo, questa chiacchierata, ho voluto cercare delle categorie, delle sottocategorie che descrivessero quello che in realtà si può fare nella ritrattistica, perché spesso pensiamo al ritratto come qualcosa di seriale, di monotono, qualcosa che in realtà nel quale diciamo che ha poche risorse, poca variabilità. Invece non è proprio così. Intanto c'è dietro questa materia c'è comunque una categoria, delle categorie specifiche di ritratto. Quindi si parte con quello che viene definito il ritratto agito narrato, che in realtà è quello che viene utilizzato dai fotografi quando hanno da raccontare qualcosa, che utilizzano una gestualità particolare dei personaggi che fotografano.
perché vogliono trasmettere un messaggio specifico e quindi il soggetto viene invitato a avere, non so, una mimica facciale o una posizione delle mani piuttosto che di parti del corpo importante, particolare e che comunque esplicita qualcosa. E abbiamo il ritratto rubato, che comunque è un ritratto un po' più spontaneo. Spesso si parla di ritratto rubato quando si parla di street photography, comunque un ritratto legato sempre al volto, al viso umano, alla figura umana, però molto più spontaneo. E il ritratto ambientato, che è il ritratto in cui il soggetto, diciamo, una doppia fotografia, cioè la fotografia. La parte di fotografia che riguarda il soggetto e la parte di fotografia che riguarda l'ambiente in cui il soggetto si trova a proprio agio, quindi comunque può essere il luogo di lavoro oppure un paesaggio o semplicemente la propria casa. E poi il ritratto posato è quello, diciamo, classico, quello che immaginiamo e che è stato fatto, come abbiamo visto, sin dagli albori, che è quello in studio, quello ricercato, comunque con uno studio approfondito anche delle luci, delle impostazioni, degli schemi di illuminazione e delle impostazioni tecniche. Il ritratto recitato è un po', diciamo, quello un po' più banale, se vogliamo, perché è il ritratto che riguarda i modelli, quindi quello che perde un po' come devo dire, cioè la capacità espressiva del fotografo, ma è quello un po' più neutro, quello che deve rappresentare una bella persona con un bel vestito, cose del genere. Quindi, diciamo, comunque all'interno del ritratto c'è in realtà un mondo e ci sono anche delle varianti interessanti. Quindi, se parliamo del ritratto puro, che è quello, diciamo, il ritratto posato, l'elemento fondamentale, veramente l'elemento più importante e più utile per dare il messaggio che effettivamente si vuole trasmettere è la luce, perché è un elemento determinante, è l'elemento che poi in realtà cambia completamente la fisionomia di una persona, che può rendere un ritratto drammatico, magari con una luce posta lateralmente, quindi che contrasta molto il volto, che magari sottolinea le rughe, l'espressione di una persona, oppure può dare una sensazione di serenità, di dolcezza o di sensualità. Comunque la luce è veramente, secondo me e secondo credo tutti noi, è uno degli elementi principali e fondamentali. E qui ho trovato degli schemi che secondo me sono interessanti, magari non ci pensiamo che possano essere stati effettivamente catalogati, che esistano veramente degli schemi che riguardano la luce. E pensiamo sempre alle lampade che illuminano i soggetti in uno studio, messe un po' così, un po' casualmente, oppure anche in maniera studiata, ma non in maniera catalogata. E quindi mi è sembrato carino invece far presente che ci sono degli schemi con dei nomi effettivamente precisi che rientrano nella definizione della scienza, diciamo, ritrattistica. E il primo è quello dello schema a luce di farfalla, che viene realizzato con una luce posta frontalmente rispetto al soggetto e in maniera leggermente più alta. Perché deve realizzare un'ombra sotto il naso e quest'ombra, se guardate bene, ha la forma di una farfalla, il profilo di una farfalla. Immaginate una farfalla di profilo come la disegnerebbe un bambino. E l'attenzione particolare di questo tipo di fotografia è quella di fare in modo che quest'ombra a forma di farfalla non tocchi mai il labbro superiore. E almeno queste sono le raccomandazioni tipiche che si trovano in certi manuali di ritrattistica. E poi ritroviamo questa famosa luce Rembrandt, che è questa luce che viene realizzata
sul soggetto da una fonte laterale e se il soggetto ha un'inclinazione particolare, metà volto non è completamente abbuiato, diciamo, rispetto alla fonte di luce, ma presenta un triangolo luminoso che può dare un effetto particolarmente drammatico, un effetto comunque molto sofisticato. Ed è particolarmente suggerita nel caso si vadano a rappresentare dei volti molto, molto larghi, molto grandi e quindi per cercare di dargli, di assottigliarli leggermente. E poi c'è questo schema che mi è sembrato anche molto, molto carino, molto simpatico, è quello chiamato loop, che realizza proprio un ricciolo, una piccola ombra intorno al naso è diciamo un metodo per misurare la giusta angolazione del soggetto rispetto alla fonte luminosa, sempre molto laterale rispetto al soggetto. E quindi quando si inizia a vedere quest'ombra della narice sul volto della persona fotografata, vuol dire che diciamo l'inclinazione probabilmente è quella giusta e potrebbe regalare un bel effetto, un bel ritratto. E dopo questo troviamo il classico effetto della luce laterale, che è l'effetto che lascia metà volto all'ombra e metà volto illuminato, e che a volte è accompagnato anche da un'illuminazione del fondale, perché in questo modo si riescono comunque a rompere un po' di ombre e a dare un po' di profondità in più al ritratto. La luce di profilo è quella che mi affascina di più personalmente, perché è quella che comunque riguarda una certa fotografia che è il genere glamour, molto, molto sofisticato, molto sensuale, che è quella luce di profilo che comunque viene posizionata dietro al soggetto e riesce a regalare queste linee di luce che disegnano proprio il contorno delle figure umane, regalando comunque degli effetti molto suggestivi. E tutti questi schemi però vengono realizzati con una sola luce, una sola fonte luminosa. E mentre invece lo schema classico ce l'ha insegnato Nadar molto tempo fa, è quello dei tre punti luce, quindi una luce chiave che può regalare uno degli schemi appena descritti, una luce di riempimento che riesce comunque a ridurre maggiormente i contrasti, e una luce sul fondo che stacca il soggetto e rompe le ombre che si possono creare sul fondale di un set fotografico. Per quanto riguarda ulteriori indagini, diciamo, tecniche che vengono utilizzate nella tecnica del ritratto, io insomma faccio una descrizione anche molto veloce, se volete, perché so che la maggior parte di voi le conosce, siete tutti dei bravissimi fotografi e ce ne sono alcuni tra voi superlativi, quindi insomma faccio una carrellata anche veloce perché lo sapete anche voi che cosa significa una lunghezza focale differente, quindi una corta focale, una media o lunga focale. E mi è sembrato interessante introdurre questa immagine perché è molto significativa la focale per la deformazione o comunque l'effetto finale che realizza su un volto. Cioè una corta focale crea comunque una deformazione quasi tridimensionale del volto, che può essere usata in casi particolari, quando ci sono dei soggetti molto particolari, si vuole ironizzare o drammatizzare su un volto. E l'ideale sarebbe usare una media focale, perché questo, diciamo, non deforma il volto, crea la giusta prospettiva molto naturale e consente una messa a fuoco selettiva, quindi evidenziando per esempio solamente lo sguardo, solamente un occhio, se il volto fosse inclinato leggermente. Una lunga focale ha come effetto, ha degli effetti molto belli, però in genere mette a fuoco un po' tutto. E
Quello che c'è di molto bello è il distacco che c'è dal fondo, dallo sfondo dell'ambiente in cui ci si trova e il soggetto. Quindi in genere comunque mette in evidenza un volto o comunque una parte di un volto in maniera molto importante. E dalla lunghezza focale si passa al diaframma. E qui diciamo ci sono teorie contrastanti perché in genere si usano dei diaframmi molto chiusi. Perché si mette a fuoco tutto, perché un volto per dire deve essere molto, molto definito. Dipende. C'è dei ritrattisti a quanto pare che consigliano per esempio dei diaframmi anche molto aperti. Allora, sicuramente. Se comunque abbiamo un'ottica molto luminosa, quindi intorno a 1,8, 2,8, questo è diciamo, lo sappiamo tutti, è la condizione migliore in cui un fotografo di ritratti si può mettere. Però un diaframma aperto, comunque intorno a 5, 6, 7, 8, può essere interessante perché mette in evidenza alcuni aspetti dell'immagine fotografata del soggetto e non propriamente tutto, rischiando un po' di appiattire, se vogliamo, la figura umana che viene in quel momento interpretata. E l'esposizione, anche questa, lo sappiamo tutti, insomma, è molto importante trovare l'impostazione della giusta esposizione. E le raccomandazioni in genere che vengono fatte nei corsi di fotografia, lo sappiamo, sono quelle di utilizzare il cartoncino grigio Kodak, di cercare comunque una sovraesposizione, perché questo poi in fase di rielaborazione, se usassimo il digitale, in fase di post-produzione, può regalare una maggiore definizione, quindi riducendo un pochino la luminosità, riusciamo magari a contrastare maggiormente e avere anche più particolari sul soggetto che abbiamo fotografato. E questo dipende anche se si parla di ritratti comunque alla luce del giorno, dipende anche dalle condizioni ambientali e in genere comunque vengono raccomandati degli ISO molto bassi, ma questo insomma fa parte un po' dell'ABC delle raccomandazioni tecniche che ci vengono fatte e che in genere facciamo anche un po' tra di noi per aiutarci a migliorare. E quindi andando avanti sempre su questa impostazione un po' più tecnica, mi è sembrato interessante soffermarmi soprattutto sul ritratto puro e presentare degli schemi di illuminazione che possono aiutare, perché a volte ci si trova ad avere delle attrezzature in studio o anche all'esterno. Soprattutto nei primissimi tempi in cui si inizia a fotografare, questo lo dico per gli amici che hanno iniziato da meno tempo, i corsisti che magari ci stanno seguendo, può succedere che ci si trova veramente in una situazione di imbarazzo perché non si sa da dove partire. Quindi magari avere un'idea, uno schema in mente che ci aiuta a mettere il soggetto e a guardare immediatamente l'illuminazione ideale, secondo me può essere interessante. E questo tipo di ritratto in genere, ripeto, viene fatto in sala posa. Però ci sono anche delle opportunità di eseguire degli schemi all'esterno e ora li vedremo. Lo schema classico, lo schema proprio universale, se vogliamo, è quello rappresentato nell'immagine, sotto l'immagine, e che regalerebbe un effetto un po' come quello che vediamo sulla ragazza fotografata. Quindi abbiamo due luci che illuminano il fondo. Che in genere se è un telo bianco diventa anche molto più luminoso, quindi comunque si sposta verso il bianco. Se invece tante luci dietro non le mettiamo, lo vedremo, si sposta un po' verso il grigio. E quindi poi abbiamo un light box o comunque un ombrello per la luce che concentra un fascio luminoso sul soggetto, regalando proprio quest'immagine luminosa, bella, come se si
come se si fosse proprio nel paradiso, no? Si fosse entrati proprio nel paradiso, vedi questo soggetto illuminarsi d'immenso. E altri schemi interessanti di cui vi parlavo prima sono quelli che riguardano la luce naturale. E allora, la raccomandazione che in genere si fa, soprattutto a noi un po' principianti, se vogliamo, è quella di non fotografare nelle ore del giorno in cui cioè nelle piene ore del giorno in cui la luce è molto perpendicolare, quindi una luce fortissima, magari in piena estate, dipende. Non è detto. Mettiamo di essere invitati a fare delle fotografie ad un matrimonio. Non è detto che poi verranno tutte malissimo perché siamo a luna e questi sposi sono lì a fare le fotografie e tutti gli invitati sono lì che aspettano al ristorante con l'aperitivo in mano e poi tanto si mangerà alle 4 del pomeriggio, perlomeno al sud, dalle mie parti, lo sapete, io sono salentina, si usa iniziare i pranzi di matrimonio intorno alle 4 del pomeriggio, poi si finiscono alle 2 di notte, eccetera. E quindi a quell'ora lì le foto verrebbero anche parecchio bene, perché comunque sono luci basse, molto morbide. Però immaginiamo di essere invitati, il nostro amico ci dice: Ah, lo so che tu sei un appassionato di fotografia, che me le faresti bene, mettiti e fammi le foto del matrimonio. Insomma, hanno bella responsabilità. Però effettivamente nei manuali di ritrattistica sono riportati degli schemi come quello rappresentato, nel quale se usassimo una luce riflessa da altre pareti, da altre superfici, comunque deve essere una luce importante, una luce nel pieno del giorno, potremmo avere l'effetto di una luce morbida, una luce bassa, una luce che comunque regala un effetto molto morbido sul volto e questo ci consentirebbe di fare delle fotografie comunque di grande qualità. E un altro tipo di situazione nella quale ci si può trovare è quella di ritrarre delle persone al chiuso, con la luce naturale, perché a volte, diciamo in versione casalinga, ho voluto definirla così, perché a volte succede che dobbiamo fare delle fotografie, però non è che ci siamo portati dietro la borsa con i light box, con gli ombrelli, con le lampadine giganti alogene da 300 watt, ma non abbiamo niente, abbiamo solo una finestra e se ci va bene una tenda bianca e se ci va bene una bella luce che viene dall'esterno. E quindi non una luce artificiale. E c'è la possibilità, comunque, seguendo determinate attenzioni, tipo mettere il soggetto molto vicino a una finestra, in modo che comunque il soggetto venga illuminato da una luce laterale, una luce radente che regala un po' di contrasto rispetto alla parte in ombra, oppure posizionarsi con la luce controluce, quindi con la fonte luminosa alle spalle del fotografo. È interessante perché prenderemmo tutto il buono di quella fonte luminosa, come nel terzo schema. La cosa interessante è che sicuramente bisognerà avvertire il soggetto che i tempi di posa non saranno brevi, perché immaginando di fare un buon ritratto al chiuso, bisognerà immaginare e pensare a tempi di posa lunghi, quindi comunque delle esposizioni più lunghe. Perché per l'appunto, non avendo delle fonti luminose molto importanti, tempi brevi, diciamo, non li possiamo usare. E un altro aspetto importante è quello che secondo me può essere opinabile, però è interessante, è quello del taglio dei soggetti fotografati. In genere ci dicono non tagliamo la testa, non tagliamo le mani, non tagliamo le dita, cerchiamo di creare anche una composizione con una certa forma e in cui il soggetto comunque abbia le mani, cioè non abbia le mani mutilate, l'orecchio mutilato, la testa mutilata. Non lo so, nel senso, secondo la mia opinione, per esempio nella foto centrale la ragazza gli stava tagliato tutto, le braccia, gli gomiti, la testa, gli stava tagliato tutto, però
comunque è una bella fotografia, è una foto che regala, sofferma l'attenzione sullo sguardo della ragazza, quindi dipende dal fotografo, dipende cosa vuole fare. Nel senso, la cosa bellissima che comunque riuscirete a condividere con me è che la bellezza della fotografia è pari alla libertà espressiva che poteva avere un pittore nel Cinquecento, cioè la possibilità veramente di dare l'imprinting proprio al soggetto che si vuole fotografare, e questo secondo me è bellissimo. Quindi ci sono delle regole, però in realtà possono essere anche cambiate, o comunque possono essere anche ignorate. L'importante è sapere che ci sono, l'importante è sapere comunque qual è una composizione corretta per poi fare a modo proprio e quindi dare una nota di personalità, una nota di originalità alla fotografia che vogliamo fare. E quindi proseguendo, diciamo, con questa carrellata di situazioni che ci possono capitare in cui dobbiamo fare questo ritratto, c'è sempre un altro esempio di fotografia in pieno giorno, in cui abbiamo il sole a picco e mezzogiorno, siamo in una giornata di luglio, anzi di agosto, perché il nostro amico e i nostri amici decidono di sposarsi ad agosto, quasi tutti gli amici decidono di sposarsi ad agosto. E vabbè, insomma, è una cosa bella perché poi vanno in viaggio di nozze in luoghi caldi, loro si divertono, però diciamo noi donne ci possiamo anche scollacciare parecchio, però gli uomini in giacca e cravatta o comunque con la camicia tanto felici non saranno. E immaginate di avere anche questa macchinetta in mano e non volete sciupare le foto dell'amico perché sennò poi vi dà contro, vi ha detto fammi le foto. Oppure la moglie, la fidanzata, insomma, vogliono una bella foto. E come si fa? Si fa, nel senso, si può mettere il soggetto incontro, o si mette all'ombra, si prende e si dice, va, mettiti sotto gli alberi, come ha fatto questo ragazzo, si mette lì e sicuramente la luce gli arriva, soprattutto in pieno giorno, insomma, qualcosa arriva, quindi comunque non saranno necessari tempi di posa particolarmente lunghi, una bella fotografia verrà sicuramente. Altrimenti, se siamo lì, nel piazzale della chiesa, diciamo alla moglie, guarda, mettiti contro luce, e questo può dare un effetto anche molto carino, perché può regalare, diciamo, l'ideale sarebbe avere anche un pannello riflettente o non so, cioè lo sportello della macchina, la portiera che magari la possiamo inclinare, regalare un po' di riflesso, però può dare un effetto interessante. Per una motivazione anche molto semplice, che perlomeno il soggetto non è lì con gli occhi arricciati, le guance arricciate, come succede spesso e si buttano via tantissime fotografie. E quindi, diciamo, sono piccoli trucchi, però sarebbe carino averli a mente in modo che al momento giusto l'imbarazzo della fotografia all'esterno venga meno e quindi si riesca anche a fare delle fotografie spontanee, divertirsi ecco, con la macchinetta in mano senza pensare troppo o preoccuparsi anche troppo delle impostazioni tecniche. A volte bastano dei piccoli trucchi per avere un'agevolazione sull'effetto finale. E con questo, diciamo, la parte degli schemi di quello che può essere un ritratto molto spontaneo, molto comune, che può succedere a ciascuno di noi in questa fase è terminata. Io vi chiedo se vi siete addormentati tutti o se, se parlo troppo, se posso continuare. Ci siete tutti? Sì. Sì, Siamo tutti qui, siamo tutti qui. siamo tutti Stavamo qua. guardando e leggendo e guardando gli schemi in base a quello che ci stavi raccontando, che sono interessantissimi. Quindi per me puoi andare avanti, poi ti farò anche qualche altra domanda, qualche Va domanda. bene. Va bene. Vincenzo, tutto bene? Perché Vincenzo è un maestro. No, io ti volevo chiedere, vabbè, facendo un passettino indietro, ma mi hai colto impreparato prima sulla domanda, sulla parte storica. Sì. Volevo chiederti se eri riuscita in qualche modo ad indagare il fenomeno
Italia. Nel 1850 nasce un po' la fotografia italiana con i fratelli Alinari. L'aspetto legato al ritratto è un po' carente. È un po' carente perché loro poi in prevalenza si sono dedicati alla ricognizione fotografica e tutti i beni. Sì. Monumentari, artistici, sì. Paesaggistici, eccetera. Sì. Sì, diciamo, per una mia curiosità, sì. Capire se eri riuscita ad indagare anche questo aspetto legato alla ritrattistica dei fratelli Alinari. Diciamo che nella storia della ritrattistica l'Italia non ha dato un grande contributo, soprattutto nei primissimi tempi. E quindi poi non sono andata, diciamo, a forzare la mano, perché le linee guida degli storici si soffermano soprattutto sui personaggi che ho nominato, questo diciamo in maniera molto generica. Sicuramente ci sono degli interessanti contributi, magari anche un po' nascosti, un po' più ricercati e non così eclatanti, però in realtà sono venuti effettivamente da altri paesi, da altre fonti. E quindi, ripeto, parlando della storia nello specifico del ritratto, ho voluto un po' seguire quelle che erano le linee guida degli storici, con quelle piccole contraddizioni che poi sono venute fuori nel tempo, diciamo, che hanno dovuto costringere a riscrivere alcuni libri di storia della fotografia. Però effettivamente un grande contributo italiano alla ritrattistica nei primissimi tempi non c'è, perlomeno non si trova così facilmente. Sono sicura che indagando ulteriormente qualche contributo lo potrei trovare. È uno spunto di ulteriore indagine e che sicuramente, Vincenzo, approfondirò e magari ci sarà un'altra occasione per raccontare con qualche particolare in più. Certo, naturalmente, anche prima della domanda devo farti i complimenti per la lezione che ci stai facendo stasera. Grazie, grazie. Allora, ti faccio intanto vedere dei commenti. Allora, c'è Fabrizio De Colatti che ti conferma che è tutto interessante per lui. Un bacio a Fabrizio, il mio grandissimo parrucchiere, con la passione della fotografia. Grazie Fabrizio. Poi abbiamo Carla Daini che ti ricorda che è sveglia e ti sta ascoltando. E questo mi fa piacere, Carla. Versione mascherata. E poi c'è Arrigo Querci che ti dice che si è collegato in ritardo, però con questo ricordo a tutti che le serate in videoconferenza che facciamo su YouTube sono sempre salvate sulla nostra pagina sia Facebook che YouTube, e quindi possono essere anche riviste in un secondo tempo. Quindi tutto è salvato e tutto è archiviato. Avremo una ricca libreria multimediale per questo. E sono tutto interessanti, tutto è bellissimo. Bene, allora io continuo, Francesco. Vai, ti ridò lo schermo. Vai. Ok, quindi, allora, la terza parte riguarda quello che piacerebbe fare a me, cioè avere uno studio fotografico con un'attrezzatura interessante. E ve lo dico subito, per fare le foto in studio vi serve tutta questa roba. No, scherzo, non è vero, non è necessario avere proprio tutto. Però, insomma, qualcosa bisognerà avere, perché con la luce, con la lampadina del comodino, con la lampada del comodino si fa poco. Però non è necessario avere tantissima attrezzatura. E questo lo vedrete dopo, perché ho un audiovisivo che presenta praticamente le foto che mi sono fatta da sola. Perché i primissimi tempi, quando ci si compra l'attrezzatura, un po' di attrezzatura da studio, si trova il modo comunque di attrezzare un piccolo angolo e in cui alimentare, è un'esperienza veramente bellissima che io ho fatto, naturalmente consigliata da tutti i miei amici del fotoclub, che mi ha dato consigli in un modo, in un altro,
tutte persone bravissime che lo fanno da anni, e però la voglia di sperimentare è grandissima, solo che ci manca il soggetto. Chi dobbiamo fotografare? Il marito se ne va, i figli non ne vogliono sapere, e quindi a un certo punto ho detto, vabbè, allora sai che c'è, mi faccio gli autoritratti, mi fotografo da sola e vediamo che viene fuori. E quindi poi, insomma, lo vedrete, c'è un audiovisivo che raccoglie un po' delle fotografie venute un po' meglio nella mia ricerca, nella mia sperimentazione. E ti fa un'aggiunta su questo. Sì. Io avevo seguito una intervista di Oliviero Toscani che diceva che lui ha iniziato fotografando tre cose, e all'inizio, quando gli è stato dato questi tre compiti, si era un po' messo a ridere perché ha detto: io voglio fare il fotografo, ma non di queste cose qua. E alla scuola in cui lui studiava gli avevano detto di fotografare la prima volta un uovo, e da un uovo uno ci si può sbizzarrire. La seconda volta gli hanno fatto fotografare una foglia o dei fili d'erba, e la terza volta gli hanno detto: fotografi te stesso. Sì. E fotografando te stesso ti puoi sbizzarrire, perché viene sempre fuori il meglio di te. Sì, è vero. Il famoso mi illumini di mezzo, facevi riferimento prima con Ungaretti, e questo è anche nella fotografia. È vero, ma questo è anche un bellissimo consiglio che dà Franco Fontana in uno dei suoi libri. Lui consiglia di esercitarsi sull'autoritratto, perché questo ci consente di capire bene le luci, le ombre, e poi quando siamo soli con la macchina fotografica e con la possibilità comunque di guardare da remoto gli effetti che vogliamo ottenere o che possiamo ottenere, effettivamente questo è un esercizio bellissimo. Io lo consiglio, devo dire la verità, anche se non ci si appassiona particolarmente al ritratto, è comunque un esercizio ed è molto consigliato dai grandi delle fotografie, è vero, perfettamente giusto e corretto, Francesco. E quindi, tornando a quello che ci può servire, comunque un po' di attrezzatura ci servirà. E tra l'elenco dell'attrezzatura è su questa slide. Serviranno delle lampade, flash, possibilmente, perché comunque il flash è un aspetto difficile da usare, cioè inusuale. Diciamo, non tutti amano il flash, non tutti lo vorrebbero usare, però a volte serve. Tutto in funzione del tipo di macchina che abbiamo, degli obiettivi che abbiamo, perché non tutte le macchine hanno delle capacità importanti, tecniche, dico delle prestazioni importanti, e soprattutto non tutti gli obiettivi. E quindi poi serviranno delle lampadine e degli stativi, che sono dei cavalletti estensibili su quali appoggiare i teli per i fondali, oppure i portalampade. E i portalampade possono essere anche accompagnati da degli ombrelli con l'interno riflettente, che danno tutti bianchi, che comunque danno degli effetti di luce importanti e che possono concentrare la luce in determinati punti. E poi, vabbè, insomma, diventando sempre più bravi, se uno va a fare le foto in luoghi dove non può avere la presa di corrente per attaccare il suo portalampada, cioè la lampada, insomma, o il flash per dare un po' di luce, vi servirà un piccolo generatore, ma insomma queste sono delle condizioni anche molto ricercate. Io ancora il generatore non ce l'ho e non credo per ora. Comunque, un po' di attrezzatura si trova anche a buon mercato e con prezzi molto accessibili online, insomma, su questi da Amazon, su queste piattaforme, insomma, su cui è possibile acquistare anche della roba di seconda mano. E la cosa più interessante che ho trovato, che riguarda, diciamo, l'impostazione degli schemi da studio, viene da un sito che poi troverete in bibliografia, che presenta una serie di schemi molto interessanti che riportano un po' a quello che avevo detto all'inizio, l'imbarazzo che a volte può prendere il fotografo quando ha due light box, un flash, dei pannelli luminosi e non sa dove metterli. Hai il soggetto, hai tutto, hai il fondale, hai la macchinetta fotografica, hai il cavalletto
e poi non sai dove mettere le luci, e questo ti crea l'imbarazzo iniziale. Dici, vabbè, io ora dove le metto queste luci, cosa faccio? E a me sono serviti molto questi schemi, perché ti aiutano a comprendere che se vuoi ottenere un effetto particolare, il modo c'è. Poi naturalmente bisogna prendere confidenza con una serie di attrezzature, però insomma il modo c'è. Per esempio, noi abbiamo un fondo bianco. Se l'impostazione è quella, per esempio, dello schema che vediamo, quindi abbiamo due softbox sovrapposti quasi frontali, diciamo a 45 gradi rispetto al soggetto, una luce che comunque dà sullo sfondo, una fonte luminosa che regala questa lucentezza dei capelli. Poi qui sono indicate anche le impostazioni tecniche, quindi F8, ISO 100. È molto probabile che il fondo venga grigio e quindi che il soggetto abbia più o meno, venga rappresentato con l'effetto che vediamo. Quindi comunque in un ambito molto luminoso, molto chiaro, molto morbido, senza ombre, senza grandi contrasti. Quindi un'immagine molto serena, molto, molto piacevole, molto luminosa. E anche piccole variazioni, tipo quella in quest'altro schema, quindi l'eliminazione della luce alta che illumina i capelli, un diaframma più aperto e un riflettore comunque sempre vicino al soggetto, possono dare un minimo di variazione sull'effetto finale. Infatti la cosa bellissima di questa foto, che io trovo molto bella, è l'ombra della ragazza, che è un'ombra comunque morbida, non è un'ombra netta, un'ombra comunque molto delineata, perché la luce che è diretta verso il fondale riesce a romperla quest'ombra, cioè la frammenta, quindi la rende più morbida. Quindi sono piccoli trucchi che possono aiutare chi si vuole appassionare a questo tipo di fotografia. E degli schemi interessanti, insomma, se ne trovano tanti, ci sono tanti libri che possono supportarci in questo tipo di attività. Questa è un'altra configurazione possibile, con una luce laterale e sempre il fondo grigio, che dà un effetto interessante, un effetto comunque di profondità, ma non eccessiva. E questa luce sempre che rompe le ombre, questa è una cosa che trovo molto utile. Mentre se vogliamo l'effetto arrivo in paradiso e mi illumino di immenso, come abbiamo detto prima, spariamo tutte le luci più potenti che abbiamo su questo fondale bianco, quindi questo fondale bianco diventa luminosissimo, diventa veramente una fonte immensa di bianco, e la luce sulla modella, sul soggetto, su insomma il nostro punto di interesse. E in questo modo si otterrà veramente con lo stesso fondale un effetto veramente luminosissimo. La cosa importante, la bravura e la capacità del fotografo sono nel non bruciare delle zone del soggetto, perché quando c'è tanta luce è molto facile che questo possa avvenire, e l'importante è comunque che le fonti luminose siano sufficientemente lontane dal soggetto, intense ma lontane, proprio perché poi delle zone bruciate rovinerebbero comunque la fotografia. Non è bello che questo avvenga, e non è facile neanche toglierle in post-produzione. Questo ve lo dico per esperienza, perché ci ho sbattuto la testa tantissimo. E invece il tipo di fotografia un po' più comune, diciamo più usuale, che si trova è quella del fondale nero, ed è l'unica fonte luminosa, un po' come gli schemi che vi avevo mostrato in anteprima in un'altra sezione della presentazione, e questo è quello che preferisco, diciamo, questa configurazione, perché è una configurazione semplice e soprattutto per i volti mi piace molto, perché regala un'armonia al volto e soprattutto un'enfasi particolare, e si può veramente giocare tanto con un'unica luce. Continuando sempre con le configurazioni su fondale nero,
basta una luce dietro al soggetto che tutto cambia. La luce dietro al soggetto lo disegna, disegna i bordi, disegna i contorni, regala comunque le fattezze di un corpo umano, di una donna, le curve, dare troppo contrasto. Quindi comunque una parte molto illuminata, però l'altra che si stacca da questo fondo nero e viene disegnata proprio dalla luce, proprio la luce diventa il pennello che disegna il corpo e disegna i nostri soggetti. E un'altra cosa che ho trovato molto interessante, ma ancora non ho sperimentato perché non ho avuto il tempo di comprarmi il plexiglass, che tra l'altro è costoso, è quella del riflesso che si può creare in studio sempre. È un'immagine che può essere riflessa da una semplice lastra di plexiglass e anche questa, con piccoli accorgimenti legati alla configurazione luminosa, può regalare degli effetti interessanti e notevoli. E qui abbiamo un altro schema, anche questo molto classico, molto, molto semplice, niente di particolarmente sofisticato, come avete visto, non serve tutta l'attrezzatura del mondo, attrezzatura professionale, basta diciamo muovere le luci nella giusta posizione, naturalmente poi l'intensità della luce, la potenza della luce, quella può essere diciamo una variabile su cui giocare, comprare delle lampadine più o meno potenti, eccetera, dei flash particolari, ci sono anche molti filtri da mettere davanti ai flash, comunque diciamo ci si può divertire tanto, però anche con veramente molta molta poca attrezzatura, questo ve lo garantisco. E quindi diciamo che per darvi la prova che questo è vero, anche se non c'è una qualità diciamo eccelsa, però avevo piacere a mostrarvi l'audiovisivo che contiene le immagini dei miei autoritratti, montati con una musica un po' suggestiva, insomma un po' così, tanto per dare un po' d'atmosfera, una musica famosa che riconoscerete. E quindi se non ci sono domande, Francesco, se non vogliamo fare una pausa, si può lanciare l'audiovisivo come vuoi. Io due persone che ti fanno dei commenti. Sì? E sempre Fabrizio ti dice luce sui capelli importante. È vero. E ti fa un apprezzamento sullo schema 12, lo schema 12, che è un bellissimo risultato. Grazie Fabrizio. E poi Christian, che anche lui ti fa i complimenti. Grazie, e io vi ho conosciuto grazie a Christian, grande Christian Jacopini, che mi ha suggerito: vai a fare il corso al Fotoclub Vinci. Salutiamolo. Ciao Christian. Ciao. Allora, procedi, vai, procedi pure con il video. L'audiovisivo allora, buona sì, visione. Esatto. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Thank you.
Brava. Brava Stefania. Brava. Brava. Grazie. Molto brava. Bello, molto bello. No, complimenti davvero. Bisogna di fare complimenti. Grazie, i complimenti di Marco valgono tanto. È un mago del ritratto, Marco. Stefania, dimmi, Stefania. Da quando ho consapevolezza di me che cerco di capire chi sono, prima hai citato anche Avedon, che relazione ci deve essere tra il fotografo e il soggetto? Affinché il fotografo possa estrarre l'anima del soggetto. Sì, io altri soggetti li ho fotografati, soprattutto li ho pescati in ambito familiare, però sto iniziando a chiedere anche ad amici di essere fotografati ed è successo più di una volta di recarmi a casa di amici o di colleghi a fare delle fotografie. E quindi portando comunque tutta l'attrezzatura. Devo dire la verità, preferisco anche non conoscerli i soggetti se posso, tipo per esempio la moglie di un mio collega o comunque per me sarebbe indifferente fotografare qualsiasi persona e forse sui soggetti che non conosci è più facile perché il rapporto un pochettino ti vincola nella spontaneità e mi è successo di fotografare dei parenti per esempio di chiedere delle pose anche di nudo, molto naturali, molto spontanee e non sempre è facile trovare la spontaneità, anzi quasi mai. Ma anche proprio in una fotografia semplice, sorridere. A volte quando conosci il soggetto il sorriso non è perfettamente vero, spontaneo, ma perché tu quella persona la conosci, quindi sai com'è spontaneamente, com'è diciamo tutti i giorni. Invece sui soggetti che non conosci, secondo me è più facile. Riesci a essere anche più, a chiedere di più, a chiedere qualcosa di particolare, una posa, un sorriso, un broncio, qualcosa di meno, perlomeno se ti senti più libera, ecco, di esprimerti, secondo me, da quella che è la mia esperienza, breve, non particolarmente importante, però comunque secondo me il non conoscersi aiuta molto il fotografo. E soprattutto è importante sempre scattare, ma soprattutto stampare le fotografie, perché una foto stampata sì. È sempre un ricordo poi indelebile nel tempo, specialmente sul ritratto che ora in tanti lo stanno molto rivalutando anche per metterselo in casa. Sì, condivido Francesco, il ritratto va stampato, bisogna usare... poi ci sono adesso delle tecniche, tu lo sai meglio di me perché ci lavori, delle tecniche di stampa meravigliose, si possono fare quadri, si può fare un po' di tutto ed effettivamente sono dei ricordi ai quali non si può rinunciare, voglio dire non ci rinunciavano 200 anni fa, insomma non si può fare neanche oggi. Esatto. Stefania, scusa. E soprattutto avere tutte delle foto dentro un cellulare senza mai stamparle, poi tanto un giorno si rompe la memoria del telefono, si rompe l'hard disk, si rompe la SD e perdiamo tutto. E perdiamo tutto, soprattutto le foto dei bambini. Esatto. E poi c'è anche da dire che non sempre le foto del cellulare possono regalare comunque una bella stampa. E tu lo sai meglio di me perché a volte la qualità non è eccezionale, poi che c'entra? Ci sono comunque cellulari di altissimo livello che gli danno anche fotografie di 64 megapixel, però comunque in generale diciamo l'utilizzo di una buona macchinetta fotografica e la stampa delle foto digitali è una cosa fondamentale, è vero. Stefania, dimmi.
mi rifaccio a quello che diceva un po' la domanda di Marianna, no? Abbiamo visto che hai fatto una ricognizione della ritrattistica un po' più così da studio, con lo studio degli schemi di luce, peraltro davvero complimenti per l'esposizione. Però il ritratto è fatto anche di fotografia di strada, di ritratto improvvisato, di ritratto nel quale soprattutto certo tipo di fotografia, mi riferisco a quella di reportage, no? Visto, si vede, abbiamo avuto la fortuna, no? Di conoscere fotografi come, come Letizia Battaglia, piuttosto che Cristina Garzone, eccetera. Cioè, sono ritratti molto espressivi, molto belli, dove davvero un bianco e nero bello sacro, piuttosto che una situazione ambientale particolare, rendono dei ritratti spettacolari, davvero molto espressivi. Ecco, la domanda è un po' questa: quanto secondo te l'interazione col soggetto può aiutare ad ottenere un'immagine espressiva? Bisogna essere bravi, bisogna essere molto bravi, perché a volte può disturbare. E si parlava prima del ritratto rubato, il ritratto di strada, che comunque è un tipo di street photography che è molto interessante. Abbiamo visto anche tanti esempi di Verde Oliva. Può essere molto la figura umana in generale, magari un volto non preso in maniera proprio piena, comunque anche uno sguardo, una gestualità, può essere molto interessante. E bisogna essere molto bravi, perché se si nota qualcosa di particolare bisogna essere intanto veloci, comunque svelti e svegli a prendere, a cogliere quel momento, che si può sciupare, perché se si interviene e si chiede al personaggio di posare o di spostarsi, ti posso fare una foto, non sempre può venire lo stesso effetto. E quindi l'interazione è una roba da maestri, non è facile, ci vuole tanta esperienza, tanta pratica. E sicuramente alcuni dei ritratti più belli, ritratti rubati, li chiamo così perché così li chiama la definizione letteraria, semplicemente per questo, non perché sia una prepotenza, ecco, un gesto brutto, insomma, e offensivo fare il ritratto a una persona per strada. Ma abbiamo visto anche nella mostra dello scorso anno di Letizia Battaglia dei ritratti di donne che avevano ricordo la donna con quei bambini, che avevano comunque un'espressività particolare, una magia negli occhi, e può venire la stessa identica magia come il caso della vedova del carabiniere ucciso della scorta, no? Ora mi sfugge il nome, che comunque era stata messa in posa da Letizia, e ci raccontò che la mise vicino alla finestra, quindi comunque una luce naturale, aveva metà viso in ombra e metà esposto alla luce, e venne un qualcosa di poetico. Io credo che me lo porterò sempre dentro. Peraltro anche con gli occhi chiusi, Com'è? Peraltro anche con gli occhi chiusi. Con gli occhi chiusi. Cioè una posa talmente, talmente importante, talmente profonda, che anche immaginare come sia venuta in mente a Letizia una cosa del genere è veramente roba da maestri. Quindi sì, l'interazione può aiutare, perché sicuramente in quel caso vieni, mettiti vicino alla finestra, chiudi gli occhi, guardami, stai ferma, può aiutare. Però ci sono altrettanti ritratti spontanei che sono bellissimi, sono qualcosa. Anche la Garzone ha fatto dei ritratti dei bambini, delle donne, e non tutte saranno stati ricercati. La maggior parte potrebbero essere avvenuti comunque con una spontaneità assoluta. Sicuramente è importante l'interazione, però deve essere fatta in maniera corretta, perché si può sciupare
un ritratto. Io ricordo una prontolata che ho preso da Verdoliva, eravamo lì nel paesino, come si chiama? Siamo andati Caldo, e c'era una vecchina, e questa vecchina mi parlò, mi raccontò delle cose, le affermai, e riuscì a interagire con questa vecchietta, e avevamo questo sfondo bellissimo di Fertaldo, però insomma anche lì era un'occasione bellissima, però il rischio di bruciarla era grande, perché ci vuole tanta pratica. In realtà è stato, poi alla fine si rischia di fare dei ritratti banali, come quello che posso aver fatto io, e perdere un'occasione interessante, perché il volto di una donna anziana in un contesto così bello come Certaldo, che sicuramente non lo puoi cogliere tutto, però un particolare lo trovi facilmente, cioè un muro a secco, un muro di mattoncino, una persiana vecchia, uno sfondo particolare lo trovi, e non è facile, secondo me, Vincenzo, ci vuole tanta esperienza, tanta pratica e tanta passione, non bisogna scattare, non stancarsi mai, e poi alla fine ognuno la sua strada un po' la trova, perché riesce a vederle le cose quando c'è la giusta situazione. Certo. Allora, ho una domanda di Marco. Che ti dice Marco Rusinà, che salutiamo. Allora, quanto è importante per te la post-produzione in questo genere fotografico? Ciao Marco. Allora, per me è importante. Non ne uso tantissima. Però sicuramente un po' di lavoro sulla luminosità, sul contrasto e sulla saturazione, devo dire la verità, lo faccio. Perché tendo a sovrapporre di uno stop in genere, quindi comunque quello lo devo correggere, e poi a volte il contrasto mi piace modificarlo, perché soprattutto la parte che riguarda la grana della pelle, a seconda del messaggio di quello che sto fotografando, del soggetto che fotografo, mi può piacere evidenziarla maggiormente oppure attenuarla se si tratta di una donna, quindi regalandole comunque un incarnato più morbido, però in realtà un po' di lavorazione in post-produzione la faccio. E mi diverto tantissimo, mi piace, mi dà soddisfazione, perché è uno strumento meraviglioso che abbiamo al giorno d'oggi, è uno strumento potentissimo, va usato con le giuste cautele, e anche con diciamo degli eccessi artistici, delle libertà, se vogliamo, che alcuni si possono permettere, però nel mio caso uso la post-produzione in maniera leggera, e comunque per me è molto importante, e riesco proprio a vedere la foto che volevo, la riesco a vedere, vedo proprio mentre si viene a creare, e soprattutto nel caso delle foto da studio, e questo penso lo possano condividere anche i nostri amici che le fanno abitudinariamente, e a volte il contrasto ti aiuta a correggere per esempio il fondale scuro, a staccarlo dal soggetto e a nascondere magari dei piccoli difetti, quale può essere la piega per esempio del fondo, del telo, oppure una zona un po' bruciata, perché non sempre viene la foto perfetta. Può venire una foto che ha con un'espressione stupenda, che ti piace tanto, che comunque vuoi conservare, e poi magari su una zona è bruciata e qualcosa si può fare, si fa. E bisogna anche arrivare al compromesso. E, insomma, non c'è niente di male, secondo me. Grazie. Posso fare un'altra domanda, Stefania? Stefania si è bloccata. Purtroppo si è bloccata di immagine. Bloccata?
L'immagine si è bloccata. Comunque, Stefania, la domanda comunque era questa: nel fare le fotografie, i tuoi autoritratti, peraltro davvero molto molto belli, complimenti. C'è un fotografo in particolare contemporaneo a cui ti sei ispirata? Allora, uso quest'altra, così mi vedete? Aspetta, sì. Ti levo, se no ti levo ti rimetto. Sì, perché quella è morta. Riprova. L'hai eliminata? No, ora rientra, ora rientra. Intanto, mentre aspettiamo che rientri Stefania, vi ricordo di seguirci e di iscrivervi al nostro canale YouTube, dove potete vedere tutte le interviste registrate, il caffè del Fotoclub di Marianna e tutte le prossime videoconferenze future. Eccola. Intanto mentre ti riconnetti, presento alcune cosette. Sì, sì. Poi dimmi quando ci sei. E poi, altra cosa importante, è praticamente le prossime iniziative che avremo Lorenzo Zoppolato. Sono le... Non ci vede Francesco. Sì, aspetta, ora la dovreste vedere. Per ora no. Ecco. Ora sì. Allora, abbiamo Lorenzo Zoppolato, che è un fotografo ritrattista di street, la prossima settimana, giovedì 28. Abbiamo il primo ospite internazionale, ovvero Sohail Karmani, il 5 di febbraio. Su questo abbiamo il problema che la serata non sarà di giovedì, ma sarà di venerdì 5 febbraio e alle 18. Questo perché lui vive a Abu Dhabi e quindi dobbiamo fare in un orario che torna bene anche a lui, essendoci il fuso orario. Però è un grandissimo fotografo, tra l'altro un ex partecipante di Master of Photography, e ha dei progetti molto interessanti. E oltre a quello anticipa le mostre di Steve McCurry. E la poi facciamo... abbiamo Stefano Corsini l'11 febbraio. Quella dell'ospite straniero la facciamo offline e poi la allora mettiamo... è in diretta il 5 di febbraio e poi ritrasmessa in differita. Va bene. Nel frattempo è sparita Stefania. No, ecco. Stefania. No. E poi l'altra novità è che ora iniziano tutti i corsi di fotografia, sia corso base, corso di smart photography, tutti in videoconferenza, quindi potete iscrivervi, naturalmente nei prossimi giorni usciranno tutte le locandine per iscriversi, qualcosa per il corso base è già uscito per chi si vuole avvicinare alla fotografia, ma la cosa bella è che dalla prossima settimana avremo un'applicazione tutta nostra per poter seguire tutte le attività, quindi potete scaricare le serate, potete vedere le locandine, potete scaricarvi delle schede tecniche e potete vedere tutta la parte media. Applicazione scaricabile su Google e Apple Store. Vai, ridò a te la palla, Stefania. Sì. Sì, grazie. L'ultima domanda, vero? Sì. Che mi ero un attimo distratta, scusatemi perché poi non si vedeva più niente. Sì, la domanda era sul fotografo contemporaneo che ti ha ispirato nel lavoro che hai presentato. Ah, ok. Allora, devo dire la verità. Io adoro Franco Fontana. I nudi di Franco Fontana,
e a me piacciono tantissimo. Io l'ho adorato da subito, quando ho iniziato un po' a studiare i fotografi contemporanei, anche quelli storici, però mi sono innamorata dei nudi di Franco Fontana e pagherei per fare qualcosa di lontanamente simile a quello che ha fatto Franco Fontana. Proprio i nudi di Franco Fontana per me sono bellissimi, soprattutto quelli in piscina, e mi ha ispirato lui. Per me il corpo femminile ha una potenzialità immensa di armonia e di espressività. E quindi amo il nudo, non lo trovo assolutamente volgare, non lo trovo banale. Credo comunque che il corpo della donna riesca, anche dell'uomo volendo, però il corpo della donna si presta in maniera particolare alle fotografie e alla possibilità comunque di creare dei soggetti straordinari, insomma, anche quasi dei paesaggi. Ci sono fotografi comunque che hanno rappresentato la donna dei particolari del corpo femminile come se fossero dei paesaggi. E questo, secondo me, sono veramente delle espressioni immense, insomma, di arte, ma di poesia anche. Sì, e conosciamo i paesaggi di Franco Fontana, che effettivamente sono anche quelli dei capolavori, insomma. Comunque, sicuramente Certo. molto più belle le curve femminili, quanto ad armonia e davvero a bellezza assoluta la donna, dai. E la semplicità anche, Esatto. perché mi piace molto la semplicità di quelle fotografie. Sì. Bene, chiudiamo allora se non ci sono altre domande qui la diretta. E vi ringraziamo a tutti per aver partecipato alla serata. Ringrazio Stefania per la bellissima serata che ha fatto. Grazie a voi, grazie. E anche la prima, Sì. è stato il battesimo. E quindi ecco, l'appuntamento è a giovedì prossimo con Lorenzo Zoppolato. Buonasera, Grazie a tutti. Ciao ciao. grazie, ciao. Ciao.